22 giugno 1941. Inizia l'operazione Barbarossa, nome in codice per l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Alle 3:15 minuti del mattino, simultaneamente in più zone del confine orientale, parte il fuoco della Wehrmacht, l'esercito nazista. Con 150 divisioni per un totale di 4 milioni di uomini, 3.500 carri armati e circa 3.000 unità aeree, truppe ausiliari dei paesi satelliti, Romania, Ungheria e Finlandia, una divisione di volontari spagnola e 62.000 soldati italiani, cui se ne aggiungeranno 230.000 un anno dopo, viene considerata una delle più grandi operazioni militari terrestri di sempre. Con l'operazione Barbarossa le due potenze continentali divennero avversarie. Non c'era stata alcuna dichiarazione di guerra da parte dei tedeschi. Semplicemente violarono il patto di non aggressione che era stato stabilito nel 1939 tra i due paesi, poco prima dell'invasione nazista della Polonia, che diede inizio alla guerra. Da allora il dittatore Adolf Hitler aveva pazientemente preparato l'offensiva contro i sovietici, consapevole che per perseguire il suo obiettivo di egemonizzare il continente, prima o poi avrebbe dovuto fare i conti con l'orso russo. Il fallimento delle truppe tedesche nella sconfitta delle forze sovietiche della campagna segnò una svolta cruciale nella guerra.